possibile suonare in questa posizione. Cioè, però, però c'è pure il verde, fallo da dietro, ci metti la folla. Fallo da qua che c'è il verde, ci metti la folla. Stanno Rocky Channel Rap. おい、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 
Evangelio dopo. Sammandara se pazzassa. Buongiorno ragazzuoli belli. La nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzi. Ah, tutto io. Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando. Hello! Clochardines! E benvenuti in questa nuova puntata di Play Cerbero! Dicevano che il gaming era morto. Lo dicevano, ma qui abbiamo Pela! Buonasera, buona... ma mi vedono? No, vabbè, non è un problema. Di panico tecnico. No, no, Chitano, no. Abbiamo qua due gamer che ce l'hanno veramente grosse, veramente. Mi sento proprio un gamer oggi. Sei molto no, ingamerito. Siamo noi veri gamer, ragazzi. Sono... Sì. No, ma si vede, perché dici, no? No, ma... Che era successo? Ah. Ma io non vedo niente. Abbiamo avuto problemi col gioco perché stiamo facendo tutto all'ultimo, cioè l'aggiornamento della Play, l'aggiornamento di Tekken, l'aggiornamento software di multiverso. Di sistema. Sì, software di sistema. Ci siamo, di tutto. ci siamo. I pelagodo. Ma che cazzo ha fatto sul braccio Rubino? Spieghi, fa vedere Rubino, fa vedere, bellissimo. Aspetta, parla al mic che non si sente un cazzo, sì, grazie. Cosa ho fatto oggi? Nanni. Ho finito il tatuaggio dopo un bel po' di tempo, ci ho messo 6 ore. No, sì, 6 ore più o meno. E ho fatto hit perché io ci avevo tatuato hit quello nuovo, no? E ho fatto quello hit quello vecchio, ma poi devo ancora la scritta. Potremmo qua. Dire che questo tatuaggio è una hit. Esatto. Mamma mia, Simone, per favore. Però Pelante, appoggiate piano perché se mi fai male... È bellissimo. No, no, è Pela. Ma, lo dico. Può essere una buona tecnica mentre tutto. Combattete, spallate. Artature. No, no, qua no, per il povero Rubino, se no. Grande ritorno dei nostri cari amici per il gioco che tutti amate. Il gioco dove... ricostruzione del database. Che cazzo sta succedendo? Un secondo, però vabbè, dai. Rapido, rapido. E il gioco grazie al quale avete perso un sacco di punti rana o vinto un sacco di punti rana, chi può dirlo? Sicuramente non io, perché non sono a conoscenza delle vostre scommesse. Parliamo chiaramente di Tekken. Bello. Abbiamo risolto tutto, mi dice Chitano, questo è ottimo, un gioco che indubbiamente ha segnato le nostre infanzie. Per qualcuno anche l'adolescenza. E per qualcuno, noi compresi, il presente. Sarà disponibile tra 16 minuti rimasti. Vabbè, ma abbiamo... nel frattempo ovviamente mica saremo qui a pettinare le bambole con le mani nelle mani. Perché siamo qui per tornare su un altro grandioso gioco. Installazione del fighting più recente. No! Niente ragazzi, se non si gioca. Giocheremo aspetta. A Cup. Aspetta, c'è qualcosa... No. Ma come mai c'è questo? Allora, innanzitutto questo ho cancellato House of Ashes e anche un suo fratellino. Questo è il terzo sopravvissuto che ora se ne andrà via dalle nostre vite e dai nostri gigabyte. Ok, vabbè, House of Ashes l'abbiamo finito con grande successo, quindi ci sta. Un segno giocato a Detroit, fa il leggibile. Regala, esatto, vero, se illeggibile. Mo so serio, se dovete fare un playthrough come quello che avete fatto di House of Ashes, fate Detroit Became Human. Ma che è un playthrough? Cazzo, no, da questo parla. Un play... Parla masticabile, Pela. Un playthrough. Un playthrough. No, che no, tocca no. Fa un playthrough. Comunque, Detroit Became Human, lo consiglio. È famoso sto play. Ah, ma Jedi, pronto per l'installazione? Io già avevo scaricato aspetta, il file di aggiornamento. Simone, stai scaricando PES. Ma togli che stai scaricando PES. Stai scaricando PES. No, non lo voglio PES. Football 2023. Che è PES, poi tra l'altro.
Ma vabbè, ma tutti giocano a PES, tra l'altro. Insomma, High Football. Non è, chi è che gioca a PES su Twitch? Io sto nessuno, fissa penso. Per High Football. No, nessuno, sì, non ammazza, solo 37 minuti per Tekken. Ottimo, allora, ragazzi, aspetta, non secondo è me male. È corrotto. È corrotto. È corrotto dalla polizia. È corrotto sì. Palesemente. No. Quindi riproviamoci. Let's go. Okay. Ed è partito. Olè. Era corrotto. Era... Ma c'era un Gremlins, tra l'altro. Hanno inserito i Gremlins. Senti, senti chi dà. Si è rotto l'hard disk addirittura. lo so che sarà problemi. Lo vedo. Oh. Vabbè, 7 minuti. Dai. Non l'aggiorniamo. Non ce ne frega niente. Ma, no, ma c'è morti. Rubino, ci racconti una storiella nel frattempo? Ma che cazzo sono? Racconta storia. Com'è andata a Romix? Ma c'eri pure te, come com'è andata? Non mi ricordo nulla. Ma tu sei venuto. Allora so io che volevo domandare. Ma era come tutti gli altri anni. Sai, quest'anno c'era molta più gente. Tantissima gente. Solo che hanno tolto completamente l'area youtuber, streamer, tiktoker. Totale, hanno tolto tutto. Ormai non contiamo più un cazzo. Ma no, questa fiera comunque non punta naturalmente su quello. Io mi ricordo quando ora, a te t'avano sì. pagato per venire. Quando avevi iniziato t'hanno beccato il culo. Non mi hanno mai pagato, no. Lì al primo hanno... Romix. Ma quando mi hanno pagato al primo Romix? Dalla sei un coglione. Ma non hanno mai pagato nessuno per andare a Romix. Vero, a parte nessuno che io conosca bene, insomma. Bellissimo, nessuno nella mia cerchia. Aumentino i minuti rimasti. Erano 7 mo 8. Vabbè, al contrario. Vabbè. Dai, giochiamo fanno. Senza aggiornarsi, ne potevamo. Ma c'è Rick, sì. Ma chi se ne fotte? C'è Rick, di Rick è morti, sì. Dai, ma qua 9 minuti, cioè qua è un disastro, dai. Prova ad andare senza aggiornare. Facciamo una piccola prova, non succede niente, secondo me va aggiornato. 10 minuti, vabbè, sempre direi che è sempre meglio. Comunque si possono anche avviare altre applicazioni mentre tipo Prato Fiorito, volendo. Dark Souls, io sono basta, molto come basta. Di Dio, è un'opera adesso per un Sabaku tra un basta. Po'. Basta. Basta, Davide, però, basta con questo Dark Souls, Davide, non ne posso favore, più. Grazie, è un capolavoro, nessuno grazie, lo mette in dubbio, Davide. Però basta. Basta. Metti Speedrunner qua, cioè, veramente. Grazie veramente, a Catino per grande Catino numero uno assoluto. Come fai giocare Gianluca Cuphead? Faccio ok. Giollare via. Io molto tempo fa dissi che non avrei più giocato a Cuphead quando uscì. Ci ho giocato 5 minuti. Ma quando l'ha detto? Beh, tra me e me, sì, facciamo giocare Davide e Gianluca a Cuphead. No, io avrei detto Dark Souls. È irritante. No, perché Cuphead si gioca in due. Grazie, irritante, sì. Io mi ricordo, che era carino, però ricordo che mi fece salina a schiccare al cervello. Ho lanciato il joypad. Fermi, Cuphead. Al sì o no? Ragazzi, voi che siete tecnici, secondo voi cos'è successo a questa PlayStation? Si è corrotta? È perché sta andando un po' lenta. È troppo lenta, questo sì. Sta via? Sta un po' con le pezze al culo. Don't deal with the devil. Non fare patti col diavolo. E grazie Sibode, grandissimo Sibode. Me lo ricordo bene sto nome. No, eh. Se no si l'avrebbe gode detto, con la samba di Sibode, veramente 25 mesi. Stemma rosso, zio. No, vabbè, sta top Sibode. Eccoci qui. È tutto pronto. Oh, eccoci qui finalmente. Carichi per Tekken. Della nota casa MDHR Studio. Grande Tekken. Allora, questi qua sono due nuovi personaggi giocabili. Ma sbloccabili o di default? Il DLC. Il DDL Zan. Il DDLC Zan. Ok. Scegli il personaggio, ma deve essere per forza gay? Sì. Ah, ok, vabbè, dai. Non è un problema. Tekken 8. Mm-hmm. Multi, secondo me, tocca reinstallarlo, dicono, eh? Acme, l'acme è quella della Warner Bros. È il problema l'acme. È quella di Willy il Coyote. Questa è... C'aveva l'acme? Sì, è praticamente Metal Slug anni 30. Cioè cartone animato anni 30. Ragazzi, però questo è molto più difficile Metal Slug. Sto demone me lo ricordo l'altro. Quella ragazzi. Di Roger Rabbit. Cosa? C'era. Acme. Roger Rabbit? Sì.
Roger Rabbit. Sì, anche, sì. È vero, anche. Perché se può giocare pure in era due. Era lo stesso universo, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Se può giocare in due. È vero. Grazie ragazzi per i sub, vi leggo subito. Perché allora... questa teiera mi ricorda tantissimo Erchidano. Grazie 102 Anto. Erchidano. E grazie anche a Ecletnic. In che impiccio vi siete cacciati, ragazzi miei? Non vorrei di certo diventare pedine di Satanasso. Ma se rifiutate, tremo a immaginare il vostro destino. Per ora dovete stare al suo gioco, raccogliete quei contratti. Rimboccatevi le maniche e preparatevi al peggio. Gli altri debitori non vi accoglieranno certo a braccia aperte. Quel baffo che si muova. Vabbè, abbiamo capito, dai. La pozione per difendere. È un film, un gioco. Mi sembra un'opera d'arte animata. Come si fa a entrare con l'altro? Ah, vedi, è un pulsante. Prego, ragazzi. Chi vuole essere il blu e chi il rosso? Graficamente è bello, però mi piace. Dammi il rosso. Interessante. Bene, prego, no, no, io faccio il commento. Prego, commento no. Tecnico. Allora, Rubino, tieni, tieni, Rubino. Tieni. Ho fatto, zi. Ho cliccato, volevo saltare. Cerbero, vi tutorial. Malamente per il resto della vostra Accovacci, vita. Tieni premuto. Ma ho paura, ragazzi, ma perché? No, cosa devo tenere perché premuto? Perché è così terrorizzante questo gioco? Tieni premuto. Scusatemi, ma... Tieni... Te fa salire il veleno, dice Chidano. Sì. Ok. Ci mettono una vita a far Non vedo i porco dio, Simo. Simo, dio merda. Non so che devo premere. Ma che è partito il gioco, già sei distato. Porco dio, ma che devo fare? Ma chi è il russo? Leggo. Marran, che voglia di fare. Che devo fare? C'è un triangolo lì. Indietro. Già lo vuoi leggere indietro. Magari. Porco dio, Rubì. Che ne so. In italiano, eccolo. No, non è che non ho voglia di fare un cazzo. Che siamo in una situazione un po' difficile. Dovete sparare obliquo, ragazzi. Andiamo a allearsi, improvvisarsi. Dovete sparare obliquo. La traiettoria, sì. Bravo. Sì. Bello però. Devi premere, è bravo. Cioè? Devi premere. Ma molla? No, no, c'era dall'inizio. E non male che sta a spiegare, no, perché... Sì. Ah no, gli dovevo andare tipo in testa così, mi sa, eh. Vedi, vai. Guarda che non è facilissimo, Devi andare indietro. Massa che liscio, zì, ma che devo fare? Devi saltare sul pallino e ripremere quando sei sul pallino. Riclicca il salto, vedi? La categoria, ragazzi, come si chiama? Cuphead qualcosa? Bravo. Così, sì. Un attacco potenziato che richiede una... Grazie per la risposta, ragazzi. Vabbè. Gianluca è rosso e Robino è il blu, quindi. Perfetto. Comunque c'è un video, vabbè, dai, si è capito, si è capito. Sì, grazie generazione punk. Da Chidano. Devo andare a sinistra, raga, a sinistra, a sinistra. Oh, senti lo avete fatto. Oh! Basta questo tutorial, ragazzi. È il momento del mio insediamento. E noi che faremo? Seguite il maestro. Namo Rubì! Andate, guarda l'avventura. Bello. Mr. Flame, Rubì, no. Quante avventure insieme. Io. Lorenzo Fraga. Ehi là! Ho saputo che prima passata è brutta, brutti. No, la fragola è un po' così. Anch'io ero così sempre a cacciarmi nei pasticci, a correre, saltare e sburrare. Ma ora preferisco fare quattro passi e andare al cinematografo. Brava fragola. Bravo. Ma sarò lieto di allora sei tu veramente. Sono zio. Io, raga. Ecco qua. Hai avuto 3 monete d'oro. Nello shop potete fare potenziamenti con queste monete. Andiamo a shoppare. Non vogliono, porco dio. Andiamo a shoppare, Rubì. Emporio Cotechino. Dai, abbiamo sempre Cotechino. Ti piace l'Emporio Cotechino? Strano, non mi aspettavo. Questa non era proprio prevedibile. Mamma, ragazzi, che cazzo volete da me? Ma sei te, Rubì, che stai a muovere? Ma che cazzo volete da me? Datevi i soldi. A Rubì c'ho 4 monete, che mi avevo un ventaglio. Grazie, te, Marco. Te che te sei preso? Una bomba fumogena. Piesa cacciatore. Bomba fumogena. Ordina del caos, Luca, portare con danni inferiore alla media. A Rubì, dai, che la sera andrà come deve andare. Dai, lo sai che te tratto bene, Rubì. È di Roma, no, diciamo, sto maiale qua.
Il maiale ci ha dato il quello che acquisti per poterli utilizzare. Guardate le carte assegnazione, coglioni. Vabbè, l'ho un po' modernizzato, insomma, nei nostri tempi. Andate su Sparo B. Sparo B? Ah no, dovete andare. No, ecco, Sparo B di cacciatore. Cacciatore ex orbita del caos. Scacciacani. No, è quell'altra per te. L'onda energetica. Ex onda energetica. Ah. 30 anni, porco il dio. Bro. Devi mettere là, Rubì, quello là, quello arancione. Che tocca fa per campare, rendi conto? No, quello arancione, Rubì, non hai messo il bonus. Rubì, non metti il bonus. No, vai giù. Rubì, il bonus. No, no, non è qui. No. Però è sempre meglio che andare a miniera, raga. Dai, questo è il primo livello ufficiale del gioco. Dai, va, guarda. Ma che ce frega, ma che ce importa. Io c'ho pure la camera che mi copre tutto. Spara già lui. Spara Gennà, com'è che se sparava, zi? Oh. No, no, dai, attenti alla banda dei fiori. Attenti alla banda dei fiori. Attenti alla banda dei fiori. Te devi coprire, Rubì. Grazie, Zach. Rubì, ma va addosso ai nemici. Scusa, non vado addosso. Dai, Rubì, occhio con sta banda dei fiori. Oddio, no, aia. No, salva Rubì, no, no, no. Oddio, sta scaricando. Che dolore, è un dolore atroce. Salvalo. Aia. Salvami. E come te salvo, Rubì? Spara, sta Dio! Cazzo, spara, non c'è sto. Ah! Vai avanti, Gianluca, vai avanti! Se no arriva all'infinito, vedi, andare avanti. No! Dio! Dai, raga. Più concentrato. Dai, giocate seriamente, dai. Prima stavate a scherzare, dai, giocate seriamente. Dai, prima si scherzava. L1 cambia. Era così perito, dai. La luce, oh. No, lascia. Ma lascia fare regista, lascia fare regista. No, mi ha preso un colpo. Sta. Porco no! Dio! Dai, c'ho più due colpi. Grazie, spettatore pagato. Soprattutto pagante. Porco Dio, pure i funghi veneno! Porco Dio, aiutami! Cerbero parte a Milano 26, il 26 novembre. Rubì, ce la puoi fare, vai, lo puoi finire il round, calma, vai. Rubì, più sti fiori di merda. Copia la disco, completata. Oh, che fungo, zi, che morde. Spora. Spora. Spora? Spora più, attento. Tocca che spora. Pianta, quella pare, quella pare. No! No! Sì, ma siete due pippe al sugo. Vabbè, sì, ma è difficilissimo sto gioco. Ma siete due pippe al sugo. Non morirò mai. Siete più scarsi dei ciccio che. Ma porco Dio, ma c'è la mina di merda, faccio sopra! Gianluca, ma gli vai addosso. Cioè, siete più scarsi di Ciccio Gamer a Fortnite. Gli vai addosso, Gianluca, che vuoi? Mamma mia, beh, poi parliamo di Clash Royale, che è una pippa al sugo. Mamma mia, quanto è scarso Ciccio Gamer, raga. No, no, grazie, Dio. Scullo. Non si dice, ma dai. Scarso vero, eh. Cioè, tu dici, vabbè. Porco Dio, in bocca! Vai, oddio, aiuto! No, non l'ho visto, siccità, tesoro. Per fungo. Gianluca, per cortesia, può abbassare la voce? Non credo. No. Grazie, 05, grandissimo, 22 mesi, sono tanti. Spesi bravo, bene, però spesi esatto, bene. Esatto, con cerchio c'è sta la schivata. Ecco. Questa, no? Salva Rubì, salva la. No! Vai, vabbè, Rubì, ce la puoi fare. Quando è fantasmagorico, c'è 3 HP, Rubì, c'è tutta la vita. Vai, Rubì. Occhio, mamma mia. Occhio ai funghi, occhio ai funghi. Sta avanti, Rubì. Non è male il Rubino. Bravo, Rubì. Ci ha presa la mano il Robbins. Vai, che sono Robbins. No, dai, la vocciata proprio. Mamma mia, scarso come la morte. Oh, dai, attenzione al cosetto blu. No, no. Là, ti inchina qua. No, no. Dai, Rubì, ce la possiamo fare? Il primo livello. Ma il primo livello, Rubì, ma come hai fatto a morire davanti ai nani? Puoi morire davanti ai nani. Non vi mettete sotto a quei cosi, Dio vostro. La chat vi vuoi ringraziare per i precedenti 20 sub in cui non l'hai fatto. Tesoro, grazie davvero tantissimo. Mamma mia, Rubì, gli spara a tutti. Senza gente come te. Bravo, Rubins, let's go. Noi non esisteremo. Porco Dio. Con calma. Capissi? Quindi ti ringrazio veramente tanto. Cioè... Rubino, ho già presa la mano. Dai, che te copro io, Rubì. Vai, bravo. Tech, non ho ancora finito. Credo di sì, però va bene. Finito. Alla fine, se stamattagliamo, tra un po' giochiamo a te. Sì. No, ma secondo me lo riescono a finire il quadro. Anche secondo me. Ma porco Dio. Livello. Anche secondo me, io ho fiducia in questi ragazzotti. Del resto, si sono fatti da soli e impareranno strada facendo. Dai, loro. Dovete proteggervi a vicenda, ragazzi. Proteggervi a vicenda. Sono ragazzata, Rubì, tranquillo. Vai, salvo. Ma non ti ha salvato di proposito, però. No, sempre qua. Rubì,
almeno se dai, ti sei addormentato. Ragazzi, ma non siete l'uno contro l'altro, dovete aiutarvi. Salù, alla tua, alla tattica è questa, vai, io te copro da dietro. Vai, vai, so io rubi. Okay. Oh, oh, oh. Vai, bravi, così insieme l'unione fa la forza. L'unione fa la forza. Bravi. Bravi così. Buono così. Attenzione al doblone. Buono. Dovete fare una capriola sul petto. Come per si fa la capriola? Doppio, dovete saltare e poi un altro doppio salto sul petto. Sul cuore del compagno. Come cazzo si fa? Quando uno muore, doppio salto, XX. Aiuto. Non rimanete qua che spawnano all'infinito. Grazie Navan Scoperta, grazie mille per il tuo supporto, 18 mesi. Veramente bello. Veramente bello un supporto del genere. L'unione fa la forza dei deboli. Beh, ce la vogliamo mettere così. Mamma mia, che galletti. È vero, questa era molto alla galletta. Vai ragazzi, ci siamo, eh. Vai Rubi, ci penso io qua dietro, Rubi. Oh, bravo Gianluca, bravissimo, che dash. Incredibile, dai, dai, dai. Pare che sta velenoso. Dai raga, che avete finito. Vabbè, è tutto in discesa, letteralmente. Tra poco c'è il checkpoint, state concentrati, c'è il checkpoint. Oh, no, puoi salvarlo, puoi salvarlo, vai. Bravo! Attenti, attenti. Calmi, che c'è una cappa. No, no. Occhio, ti fa prendere dall'adrenalina eccessivamente. Ma attenzione. Gestisci l'adrenalina. Gestisci l'adrenalina. Vai avanti Rubì, vai Rubì, che hai fatto Rubì? Vai Rubì, scappa. Il castagna, Rubì, il doblone. Ce l'ha arrivato. Porco Dio, ora non stavo. No, ce l'avete fatta ormai, regà. Dovete arrivarci, ragazzi, c'è un checkpoint, tranquilli. Non ce ne andiamo da questo studio finché non finirete. Con calma. Voi ragazzi, cosa mi dite in chat di bello? Ma che devono dire? La vita è una merda. No, pela, no, non esagero. No! Cacci tua destro fiore del merda. Vai. Ragazzi, concentrazione, sfruttare l'adrenalina. Calmi. A dai, vostro calma. Porco Dio, ma dove arrivano? È da tutte le parti, se state fermi vi spawnano all'infinito. Dovete essere un po' più rapidi. Ci state, così. Sinergo. Grazie a Sinergo ce la farete. Non dovete per forza sconfiggere. Oddio, quella pianta sotto era ispirata a Mario Bros. A Mario Brosio. Sì, fra, ma è tutto un insieme di citazioni, di cose, palese. È la pianta di Gianluca. È quella che si è fumato prima di scalare. Vieni qua, Rubì. Attenzione, bravo. Oh, c'è virtuosismo. Diamo una tira. Non sei riuscito a piamme. Ma raga, allora, stiamo solo al primo livello. Microfono costicchia. Ma io direi di giocarlo tutto online. Facciamo una prova microfono, Tekken. Scusate, silenzio in sala. Prova. Perché si è aperta la live di Diego Na? Ma guarda, madonna mia, iconati di vomito. No, scherzo. No, un abbraccio a Nascone numero uno. Dai, assoluto. No, ma se costa 150 euro, che faccio? Li devo buttare. Anche di meno, in realtà. Però. Andate. Comunque, regalatemeli allora, dai. Dunque, 150 euro in sub in questo momento. Premete L1, premete L1, dicono. Cioè, cambia arma, dicono. Ogni tanto cambiate arma perché può essere più funzionale per determinati momenti. Grazie, Nicolas. Spara, amore. Andate. L'amore spacca il cuore, ragazzi. Vai Rubì, è tutto nostro, Rubì, vai. Ci siamo. Bravo. Così, bravissimo. Sto perdendo la voce. Te copro io, Rubì. No, salvalo, porco Dio. Bravo. Vai Rubì, te copro io, vai. Vedo che ormai state nel flow del game, dai.
Madonna, Madonna, no, puttana! Salvalo! Bravi, bravi! Oh! Bravi! Mi piace molto. No, la castagna a te! Porco Dio, ci ha fatto a tutte e due la castagna di merda! Mannaggia la puttana. Ti prego, cambiate il gioco, sennò gli piano 5 persi. No. Calla. Ci stiamo, questa è la volta buona. Questa è la volta buona. Porco Dio, Alberto Castagna, ma te rendi conto? Coraggio, rispetto. F in chat, Albertone. È un grande. Era. Grazie Black Pizzo, Black Pizzo. Vai Rupi, vi famo fuori tutti. Alla fine è un ho nome, scoperto è quest'arma un nuova, Rupi. Sono indistruttibile, devi. È la prima al negozio, Gianluca. Cioè 22 mesi sono tanti, ma il tuo nickname mi fa ridere. Sei l'anima Ternano. Il pizzo nero. In che senso? Cioè un pizzo no, di stampo mafioso nero. O in nero, beh, sempre in nero il pizzo, non penso fatture, non è più. Occhio sì. Perlomeno non in questa operazione. Ce la farete, dice Nova. Intanto grazie, Nova. Triangolo, sì. Apprezziamo il tuo supporto. Occhio. Apprezziamo. No, no. Apprezziamo chiunque ci dia dei soldi, fondamentalmente, perché alla fine. Vedete entrambi in HP. Castagna! Attenzione al Castagna. Occhio aperto Castagna. Occhio al Castagna. Mazza quanto sta incazzato il Castagna. Sta dai, bello un cazzo. Oddio, bello, bellissimo. Bravo, vai, avanti, avanti, avanti tutta, avanti tutta. Avanti tutta. Avanti tutta. Attento. Vai, vai. No, no, salvo Rubino. No, Rubino. Grazie, Luscat. Porco di Dio. Cazzo. Vai. Dai, che questa è quella buona, ragazzi. Dai. Ti apprezzo anche se non ti do soldi. Sì, ma in realtà c'hai lo stemma argento. Quindi o ti hanno regalato sempre la sub. E sei ben rotto in culo. Stemma argento, ma che è schema. E quindi, esatto. Para, para, pam, pam, pam. Vai, Rubi, ce faccio io. Para, 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 para. Occhio, Rubi. Ci stanno ancora 40 livelli. Dai, Zeb, fammi una pizza, porco. Ma salva, no, sì, buono in extremis. Annuncio che Petro che fa salvalo, salvalo. Porco Dio. Rubino, dicono cambia arma. No, no, lascia questa. L1. Questa. Ascolta Pela che è l'esperto allora. Ma è Gianluca. Occhio, occhio. Che ne so, hanno scritto Rubino cambia arma. Vai Gianluca, vai, continua. Ragazzi, ma secondo voi io sto seguendo sul serio? No, Gianluca. Porco Dio, io sono qui solo per sparare cazzate. Aiuto! No, allora, questa è la partita buona. Male, la partita male, questa no, è quella questa, buona. Questa è buona. Questa è buona, questa è buona. You're up. Vai Rubi, io te copro le spalle, Rubi, ci penso io. Okay, ma non dovete coprire, ca, dovete solo uccidere. Cioè, vai, vai, ci penso io. Non dovete coprire, non è Counter Strike. Vabbè, però. Ma fammi coprire, okay. Vela, ma che. Ma fallo coprire. Che vuoi mettere che gli levo dai palle sti cose? Ma più che altro, cioè, è cosa buona e giusta estirpare il male dal perché mondo. Perché poi quelli respawnano, ragazzi. Più che altro la domanda è questa, ma noi siamo davvero convinti che queste piante, queste castagne, occhio. Queste piante, anche però quelle che spuntano dal basso, siano i cattivi. È solo un discorso di percezione, perché noi ma fa una strage, non so se noi empatizziamo con queste tazze calmi, che qualcuno ha deciso calmi, che vai, siano vai, i buoni, vai, cioè, vai, ma fondamentalmente è la nostra percezione. In realtà loro sono degli invasori. Stanno distruggendo sì, stanno un ambiente tipo, naturale. Tipo un beach park. Lo salvi, lo salvi. Esatto, è tipo Giovanotti. Oddio. Cioè, concentrato. Voi siete Giovanotti, bravo. Ragazzi. Sono due Giovanotti. Siete due Giovanotti. No, quasi. Guarda, hanno ucciso dei bambini le piante. No, raga, allora, bettate che questa la vincemo. Bettate. Fate partire le bet. Allora, facciamo così. Bet, se questo livello non viene superato, vincete. No, vabbè. Esatto, bet. Sì. Ce la fanno o no? Ce la fanno o no? Sbrigatevi, sbrigatevi. Veloci, grazie. Il normi stravagante. No, già hanno preso danno, niente. Hai detto chi dà ovvio. Ci ha detto chi dà. Chi è che vota sì? Si farà una cifra dei soldi. Chi è che vota sì? Vediamo. Vabbè, secondo me. Certo, sarà. Te l'avevo detto, te l'avevo detto, come direbbe il Penguin. Secondo me promette bene. Andiamo un attimo il Penguin, raga, volete. Occhio Arnano! Volete qualche informazione su sta giocata? Porco Dio!
Grazie Delu, grandissimo. Grazie mille per tutte le sub, niente, per tutto il supporto. O si può salvare ancora? Ormai è troppo tardi. No, non è mai tardi. Non è mai troppo tardi. Oh, Salvini. Andiamo avanti così, dai. Due bei Salvini. Rimandiamoli a casa loro. Oh, che virtuosismo. Ammazza, che qualità. Tecnici a sto livello, eh. Mamma mia. Occhio aperto, Castagna. Salva. Porco Dio, ogni volta che appare il Castagna. Fuggi pure, alza le suole. Ma raga, ma sto gioco è impossibile. Allora, facciamo una sfida. Aspetta, mettete pausa un attimo. Facciamo una bet seria. Mettete pausa. Mi raccomando, premere sul tasto play. Start. Pausa. Facciamo una bella bet. Seria, però, così i moderatori hanno tempo, poverini. Se i ragazzi non superano entro 3 tentativi il livello, quotazione altissima di vittoria. No, scusa, bassissima. Se lo superano entro 3 tentativi. Grazie mille per Matteone, ma lei è veramente un pazzo. Ma che squadra siamo, bro? No, dicevo, ok, ce la faranno o non ce la faranno? Siamo uno dei canali di gaming con più spettatori al mondo. Ma mi sembra il minimo, guarda che qualità. In Italia no, in Italia sì, secondo me. Porca troia, guarda che qualità. A Romix è uscito pure fuori l'argomento il gaming sta morendo su Twitch, no? Ti ricordi, Rubì? Ma chi l'ha fatto? Ivan Grieco sta la discussione. No, vabbè, comunque, dietro le quinte. No? Invece no, Play Cerbero lo mantiene a un livello altissimo. Tra l'altro, non giocando a FIFA 23. Tra l'altro, giocando a quello che cazzo ci pare, per noi alla fine siamo dei fantasisti. La libertà è un'avventura che non finisce mai. È vero. La vivrai con ogni gioco che giocherai a piacere. Tre tentativi sono partite le bet. Grazie della sub. Grazie mille a Jerry. Gianluca e Rubino. Te guarda solo avanti, Rubino, ci penso io. Mazza, oggi stiamo a chiacchierare parecchio. Tu guarda avanti, Rubin. Abbonati cari, vedi Cesar. Cioè, ho l'opportunità di leggervi come in una live di uno streamer serio. Vai. Capito? Ci penso io ai tue spalle, Rubin. Sono partite. Ok, let's go, andate. Occhiarnano. Allora, diciamo così. Arnano rispone infinito, regato. Se fossi collegato con l'account Twitch, avrei scommesso sul ce la fanno i 3.30. Ok, attenzione che hanno ancora tutta la vita. Perché comunque hanno affinato la tecnica. Pela, non porta sfiga che sei un uccellaccio del malaugurio. No, scherzo. Vabbè, però. Quanto? 6 milioni sul no, 2 milioni sul sì. Sì. Castagna. Ottimo. Castagna se è piata under culo sta botta. Cazzi la monetina, raga, è fatta apposta. Sì, infatti, esatto. Attenzione. Sotto non te fanno niente, è vai. È un bait la monetina. Occhio! Dash Robino, però lo salva. Buono! Mamma mia, oddio, la situazione critica. Rubino salva Gianluchino. Oddio mio. Vai, ci siete. Ci siamo, attenzione. Andate avanti. Non ben pantanate. No, raga, così è. Ma lascia la Madonna! Primo andato. Tentativo andato. Se incastriamo qua. Primo andato. Vabbè, primo tentativo. Troppi funghi, eh. Marco dice non dovete tornare indietro. Spawnano, quindi potete stare tranquilli. Via, avanti. Perché sei girato? Vai avanti. Vai. Una macchina da guerra, vai. Vai, come me da slugger, every machine gun. Così, vai. Every machine gun. Shotgun. Okay. Cazzo, era bello quel gioco. Ma raga, ma giocavo a Metal Slug, veramente. Il mio gioco preferito di sempre. Bellissimo. Si può fare. Ci sta per la play? No. Sì, ci stanno. Giochiamoci a Metal Slug, raga. Ti salvo già lui. Every machine gun. Torma! Marco! Comunque diceva Heavy Machine Gun. Heavy Machine. No. Lo so, è possibile. Da bambino sentivo Heavy Machine Gun. Secondo ultimo tentativo disponibile. Neanche a metà. Dito in culo proprio questo gioco. Ragazzi, avete nelle vostre mani molti punti rana. Che dito in culo. Michael Zena dice non dovete ucciderli per forza. È vero, c'ha ragione Michael Zena. Bella, ma tu sai chi è Michael Zena? Non lo so. Non può avere ragione. Qualcuno è. Ecco perché dici che ha ragione. No, scherzo. Mi
Mr. Clip dice 80k buttati. Non è ancora detto Mr. Clip. Ah, oh, c'hanno ancora tutta. Non lo dico. Non dico la frase completa. Vai, let's go, let's go, cazzo. Che coreografia. Dai, Dio porco. Mazza, ma questo veramente è un gioco o una coreografia artistica? Ma è un gioco o un film Disney questo degli anni 40? Ma è il Lago dei Cigni o un gioco? Però no, non è real perché ha colori. Oh no, no, santo cielo. Va bene, va bene, va bene. Non ci perdiamo in sciocchezzuole. Non può sparare ai nemici, raga. Dovete andare più avanti. Avanti, 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 avanti tutta. Ok, scusa. Avanti, avanti, padrone. Avanti popolo. Lo sprint, eh? Lo sprint, eh? Lo sprint, guarda. Grazie. Allora, calmi, dovete ammazzare i funghi. Cirom. Devi stare zitto. No, no. Mamma mia, Gianluca. Speriamo perdi allora. Vabbè, pela, ti potrei rifare a te. Tanto mo Gianluca perde, va. Oh, oh. Sì, oh, oh. Ma è l'ultimo, il boss, il boss, il boss, il boss. Uccidere il boss. No, Rubino, salva. No, no. Grazie Frank, grazie a 20. No, cazzo, ce l'avete quasi fatta. Avete peccato di hubris. No, ragazzi, no. Sta bene, quanto godo, addirittura essi gode. Ma perché io volevo salvare, sono andato addosso a sto masso de merda qua. Siamo pronti per Tekken, finalmente. Nati pronti. Sì, sì, si è caricato indubbiamente. Eccolo qui. Ma prontissimo. Vogliamo vedere se funziona. Ma andiamo su Tekken tranquillamente. Vediamo se funziona Multiversus. Ma proviamo anche Multiversus, perché no. Oh, impossibile, godo, benissimo. Godo, Tekken. Vediamo un po'. Ah, vabbè, dai, ci sta. Avvia l'applicazione senza aggiornarla. Vai, proviamo. Dai, perché non tanto mai. L'aggiornamento sì. Erano i personaggi aggiuntivi. Ma però giochiamo... cambia proprio il gameplay. Oh, sì, no, ma va bene quello solito, Pela. Non ti preoccupare, te rompo il culo come di consueto. Ma dove vai, porco? Ma ammazza, sono il campione. C'è manco più i capelli come adesso fatta e dura. Te devi dare magia. Questo è vero. Però potrei prendere un altro personaggio. Ma levate. Dammi sto joystick, lo trito. Dammi sto joystick, lo trito subito, guarda. Vabbè, tanto è due Tekken. Possiamo sfidarvi noi follower? Su Tekken non so se si può fare online. Spegni questo? Vabbè, indubbiamente i sub avrebbero la priorità. Sotto. Però diteci se si può fare, non sarebbe male. Potremmo fare un torneino. Allora, ragazzi, strutturiamolo effettivamente come un torneo. Mi ascoltate un attimo, anche se non ve ne frega un cazzo di quello che dico. Fate finta di ascoltarmi. Lo vogliamo strutturare come un torneo ad eliminazione diretta? Che ne pensate? Come vuoi. Uno contro uno. Chi vince va avanti e sfida il prossimo. Dai, si può fare, no? Facciamo sempre come l'altra volta, cioè è al meglio delle... Che era, Pela? Due o tre? Due. C'erano... Come i tornei. Erano due e ogni... E ogni partita... Scusa, perché non va bene? Scusa, perché vanno bene questi due? Ma come scarico, Fran? Ah no, è scarico. Pela. Erano chi arriva prima a due vittorie. Chi arriva prima a due, aspetta. E ogni vittoria ogni vittoria a tre round, giusto? Sì, aspetta. Perfetto, un momento. Perfetto. Certo, ragazzi, possono diventare anche tre se si va uno a uno. Dure round tre. Mi sembra abbastanza intuitivo. Chi vince prende la sdrubalina SRL. Simone, se mi si chi vince... No, nessuno mi ascolta, raga. Vabbè, ma mi ascoltate voi. No, ho capito, già, io ho capito, Davide. Che hai capito? Se fa uno contro uno, chi vince rimane. E il premio? Boh, che ne so. Ah, lo vedi, mi hai ascoltato, no? Infatti non l'ho detto. La Sdrubalini. Allora, sì, cambieremo il CEO della Sdrubalini. Sì, sì. E l'ultimo arrivato prenderà il mio posto, cioè il segretario. Devo usare quello bianco, l'ho messo lì apposta. Però si sta caricando. Se sei come Sansone, ragazzi, lì sono cazzi. Sì, infatti, ma che è sta merda? No, è bella, ma tipo... non sembra Tekken. Prendi da smile. Sarebbe ridere. Ma che stiamo aspettando? Aspettate. Funziona il controller? Problemi elettrici. Ah, vabbè. Dei joypad. Ma devo giocare così. Vabbè, ma per 5 minuti, dai, poi si carica. Tutti scarichi. Beh, vabbè, questo giorno sarebbe arrivato. Ma chi inizia? Io contro... Io c'ho il pad qua, raga. Dai, io contro Pela, dai. Certo. Ma io devo giocare così, c'ho l'handicap. E allora, che ne so...
No, vabbè, no, perché poi si attacca, capito? Questa è già scusa, no? Regà, guardate. No, vabbè, no, no, così ha detto no. Che Pela è normale che c'ha lei. Dai, no, regà, buoni natti. Non ho un non ho niente io. L'altro joypad che c'avevate? Quello che c'aveva Rubino? Un minimo d'organizzazione, ma un filo si poteva avere, caricare un joystick si poteva, magari, si poteva. Vabbè, si allora, sai che faccio? C'è un bel investimento, compriamo un coso che carica quattro joypad in contemporanea. Top, buono. Che è successo? Fermi, raga, ha fatto aggiornamento, riavviamo la versione aggiornata. Riavviamola, dai, mi sembra anche giusto. La versione aggiornata con tutti... ma dice intanto cambiamo la categoria, che mi sembra una cosa importante, comunque... per carità, Tekken 7 se non sbaglio. Ah, già l'hanno cambiata i moderatori, madonna mia ragazzi, ma qua abbiamo veramente la crème de la crème, cioè, veramente, io vi sottovaluto anche ragazzi, cioè, scrivetemi in chat, ma con chi stracazzo pensi di parlare, virgola, marra, cioè, una cosa incredibile. Chi vince nella vita, chi non va a invocare uno, scrive Galletto. Ha ricominciato la copia. Ho messo in pausa. Pela, ma c'è il joystick tuo? Clicca un po'. Quello da pro? Clicca un po'. Ah, non ti dice. Vabbè, sti cazzi, iniziamo così, dai. Tanto sembra che sta andando. Ma dov'è l'altro joypad? Devi allo c'è Rubino. Ma dov'è? Io ho dato a Pela. Ma come? Bravo, Pandemion. Ma io mi ricordo che c'erano tipo quattro joystick. Certo. Dobbiamo vedere qual è quello carico. Vedi che ce n'ha due, Pela. Che giochi ho due joystick contemporaneamente, tipo Steve Vai con le chitarre. Che sei il campione. No, raga, ce n'è uno che è connesso. Era quello di Rubino. Era quello di Rubino, no? E dov'è finito? Sta qua. Ah, eccolo. Aspettate. Ok, a posto, tieni da. Mi prego un oro shock adersivo. Ah, sono tuoi? Top. Beh, me ne hai lasciato uno. Da cambiare impostazione. Grazie mille a Uololo per la sub. Eric Guru. Che ha detto? David Guru. David Rubino. Ecco qua. Avevi stato una ragazza? No. Quella è Edwin. Prima sfida del torneo. Ah, fuochi sei. Pela versus Marra. Vai, metti X. Come? Premi va avanti. Vabbè, ma dirlo anche senza questo tono. Ho detto premi X. Dimmelo senza ordinarmelo. No. Lo faccio più. No, scherzo. Let's go. La prima sfida di questa sera. Vai, regà, bettate su di me, easy, dai. Grazie, Ingui Murray. Erdocio, stiamo da Vicious, regà. Bettate su di me, boh, siete Massimo Bordi, tipo. Bordi. Magari. Massimo Bordi. Guarda che bello, ti è. Comunque, Marra, mi ricordo, c'era pure il coso leopardato, ero uguale. Dai con le bet. Vabbè, ma sono batteria a stare. No. Non mi ricordo i tasti, sì. Round 2. Parte perché sta fight. Vuoi dire come sta adesso? Lui fa tutte le mosse. Mai preso. Ci sta. Oh! Parla in brasiliano, parla. Ma è bello, Tekken. Oh! Ogni personaggio c'ha la sua lingua, pure quello italiano. Oh! Però si capisce. Mamma mia, che pareggio! Vai, la partita è ancora aperta, è inutile che fatica. Vai, Pela, sta zitto. Va bene. Tiè. Fa sta cabrioletta, tiè. Fattiè. Vabbè, dai. È che si è ricordato i tasti, dai. Oh!
a battere a fanculo. Round 4. Fight. Dai, dai. Dai, Davide. Devi andare indietro per farlo. È premuto. Oh, mamma mia! Mamma mia, eccola bella, vai, l'ultima. E mi ha rotto i coglioni. Vabbè, ma non mi fa le mosse. No, vabbè. La prima. E andiamo. E che ha scommesso, aspetta, su Pelamuto. Io devo stare a sinistra adesso perché non riesco a giocare a destra. Ma vabbè. No, vabbè, ti giuro, non ce la faccio perché Eddie, hai visto com'è? Vai, iniziamo, aspetta. Non possiamo Round 1. Fight. Grazie, aspetta, per il sub, grazie, Daniele. Ragazzi. Va bene, dai. Cioè, ti giuro, è tutto. Mi sembra specchiato. Cioè, presente quando vedi un'immagine. Specchiata. È come se fosse tipo specchiato. Cioè. Perché c'ha la guardia. Dipende. Dobbiamo fare il contrario? Ok. Lui c'ha la guardia opposta, quindi così non riesco a parare. Vabbè, che la miglior difesa è l'attacco, eh. Bravo. Mi insegnò mia mamma. Capito? Premi start. Ok, a posto, adesso sei. Grazie, Pelus. No, ragazzi, l'abbiamo spiegato mille volte. Allora, si vince. Vince chi arriva prima a 2. Ogni partita a 3. Era meglio 3-3. Dove cazzo stai? Che sta a fare? Eccolo, no, pensavo potessi trucchi, scegliere Pela, solo quelli alla mia sinistra. Stavo usando i trucchi, Pela, hai visto? Sono Dio 2, sì, ma Pela. Hai visto? Ha messo lo so, lo so, lo so, lo so. Pela che cosa? Pela bara. Aspetta, sì. Ma già hai cambiato personaggio, cioè. Sì, mettiamo lo stage. Ma perché hai cambiato personaggio? Ma è contro le regole del torneo. No, ah, ok, vabbè. No, metti quello là al Devil. Ma hanno cambiato Devil, un po' tutto, Devil, regà. Ma no, c'è bello quello. Non c'è niente, Devil. Ma non era così prima. Ti faccio vedere lo stage su qua. Qua roba sulla sinistra non c'era prima. Che? Qua roba sulla sinistra. Ma che roba? Di che parte? Che cazzo ne sono, sai te, che te ce fai le pippe? Cioè io vedo qualcosa di diverso. Ma io che gioco con amico tuo, Daniele. E appunto, ve ce fate le pippe. Ma io no, ho visto qualcosa di diverso. Ma povero Akai. No, dai, scherzo. Pela, sveglia di cazzo, ho ipotecato la casa. Oh, e premete start. Ma Erpela non c'ha... Fight. Bello sto stage, oh. Ma che è? Oh. Ma vabbè, dai, oh, ma che è? Oh. Ah sì, ma mai cambiato i tasti? Round 2. Fight. Hai tasti cambiati? Pela a mano messo, ragazzi. Raga, non dai calcio. Un personaggio che adesso lo calcio non dà calcio. Sì. Ma non fa calcio. Mi hai cambiato i tasti, sì. Ha fatto anche la final, aspetta. No, questa tienila come vittoria, però aspetta. Pela ha cambiato i tasti. Pela ha fatto tutta una cosa strana, no? Cioè, pugno sinistro, questo ha fatto. Allora, voi sapete come tengo il joystick. Io gioco così, Eddie, per dare calci. Me l'ha invertiti. Allora, premi quadrato. Ma questo è un inside job. Là non vale, mi dispiace. Vabbè, ormai, ma a collo. Cerchio.
Ma poi non so che tasti la final pure mi ha cambiato. Ma come non sai che tasti ci avevi? Ma rimettiamo quelli originali, Pela. Ma cosa hai fatto? Pelopoli. Che tasti aveva? Ma rimetti originali, no? Allora se no, predefinite. Ma come hai fatto? Infatti? Perché lui ha voluto giocare dall'altra parte. Conferma ed esci? Non ci siamo scambiati il joystick. Aspetta, allora, selezione livello, dai, selezione livello. Sì. Mo siamo pari. Ma non l'ho fatto perché Bulu vince. Allora, mo siete pari, quindi vai, significa che hai vinto. No, siamo 0-1 per Marra, dai. Ah, ok. Vai. Dragon Nest. Ma Marra ti ha battuto con i tasti invertiti? No, prima c'era niente. No. Prima ce l'aveva normali. No. Mo volevi barare. Ma addirittura. Come dice Gianluca, mi ci faccio le pippe. Apposta, si vede, gli hai levati i tasti in senso come. Ugualmente, sommago. Premi su sta. Ho accettato di buon grado quando ho chiesto di cambiare lato. Non mi so cazzi tua, però. Attenzione, è combattuta, letteralmente. Oh oh, da tutto rosso, Kaioken. Oh oh, doppio Kaioken. Oh, e Pela perisce. Va bene, dai, l'accetto. Dopo lo scandalo di Pelopoli. Oh, Mister Marra lo fa per la famiglia. Oh, quasi perfect. Ma che succede qui? Oh. E invece un carcio sulle palle mentre faceva la specie. Hai saluto. Un bambino di ma se lui non para, cari miei, La miglior difesa è l'attacco, Pela. Va bene Davide, dai, come vuoi tu, signoretti. No, va bene, senza male. Attenzione, una possibile rimonta da parte di Pela, non può dirlo solo chi resta a guardare Play Cerber. Affanculo, va. Oh, attenzione, Jeffrey Dahmer. Ok. Dai, che manca solo uno. Bravo, Pela, bravo. Attenzione, final round. Eccolo. Oh oh oh. Pela sta adottando una tattica difensiva. Ma oh no. E se gli si ritorcesse contro? Attenzione. No, e vince Pela, uno la pari. Bella. Vai. Grazie Matt. Finale, match finale, chi vince questa vince tutto. Vince la famiglia di Mr. Marra. Casa compresa. Mr. Marra dovrà andare via da casa sua. Pela lo sostituirà in tutte le sue mansioni. In tutto ciò che fa. Pela, sei pronto? A sostituire Mr. Marra. No. Va bene. Ma per favore, molto di vita. Finisher. Acio Pagwaga. Oh. Spalle al muro. Gli anni.
Attenzione. Parece che sta a punto di perdere. A punto di perdere. Mazza, proprio. Ma porta la cattiveria, proprio. Primo round, Pela. Round 2. Vai, vai, vai. Fight. Oh, attenzione. Oh, vera proprio un cattivito. Ti ha levato un quarto di vita con cazzo. È quella che sta a provare a fare pure muore. C'ha tutta una mossa partita. È questa. Togli un botto, se... se te via. Ecco, è montato. Mamma mia, ragazzi. Agguerritissimi. Che cazzo è? Bravo, Davo. Che cazzo stai a fare? Ma no, ma proprio c'è... Una danza. Vai, 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 che sei distratto. Se stava a toccar naso. Stava a ridere. Mamma mia. Mamma mia. Quanta mascolinità. Sembra di stare in un video di Cicalone. Attenzione. C'è Pela. Sembra di Cicalone. Ah, dai, ma attenzione, primo round del torneo, lo vince Pela. Simo, posso chiederti una domanda? Puoi chiedermi. Ma la storia con il flame, ecco, con Franchino è vero o finto? Tutto quello che dico è la verità. No. Tutto quello che ho detto corrisponde, ragazzi, al il vero. Prossimo sfidante per Pela, Chitano. Vai, no, solo Erchitano può controllare pure col dito infortunato un po' di niente. Boh, vado io alla regia, faccio un po' di dito, riprese. Marco. Ora faccio, vai. Telefoni casa. La mia vai, famiglia vai. È in pericolo, ragazzi. Telefoni casa, Chitano. Gorditino. Mi sono chiuso il dito dentro lo sportello della macchina come un coglione. C'era un cagnolino che mi guardava mentre scendevo. Vedevo così, gli ho sorriso. Intanto la padrona, boh, mi sono chiuso un dito nello sportello. Saluta il cane. Il cagnolino. Lo salutavo, solo me volevo chiudere. No, rivincita. Mi pareva l'unica cosa selezionabile, però mi sa di no. No, è la selezione personale. E le altre cose erano tutte premi scure. Start, va bene, premo start. Sì. Oh, un cazzo te lo da. Ok, ok, easy. Ma che in effetti io non lo uso. Aspetta, quindi. Rimetti, vedi se i tasti sono giusti, però. Premi... Tanto non mi ricordo. Oh. Non mi ricordo quali sono. E come so che devono essere? Così come stanno adesso. Vabbè. Io vedo l'orso. Ti giuro, mi fa male il pollice. Come faccio a levare il triangolo questa cosa? Da davanti. Ne conferma ed esci sotto. Io ricambio da un cazzo. Ma devi assegnare un pugno sinistro. Le posizioni predefinite? Che cazzo ha? No, predefinite, predefinite. Stai conferma. Ok. Mi sono preso l'orso. L'orso. No, vai indietro. No, si è preso l'orso Yogi. Sì. Le braccia un po' corte, però così un po'. Vai, vai, piano. Dai, orso panda, dai. Orso Russia contro panda, Cina, mi piace. Vai, vai, va bene, va bene. Twilight Conflict. Bella, una cosa da zoo. Sì, sì, nel centro, in mezza strada, il panda e l'orso. Ma c'è l'orso. Facciamo un TikTok dopo. Vai, vai, in TikToks. Panda contro orso. Barballetto. Oh, ecco, Diego, guarda lì, guarda. Stessa proprio postura, hai visto? Si viene a schiaffoni. Ma questo match è già epico. Match tra titanio. Ma questo match è bannato. Ah! Peta, peta. Chitano 6K tutti su di te, dice Michele. Mamma mia, ti renderò orgoglioso, Michele. Sono l'orso stupratore famosissimo. I Miwoki. Che ha fatto? Oh, via qua. No, oh, mi stavo a grattar naso, ero convinto che partiva la combo. Fight. No, subito così. Mazza, oh. Ah, sei cazzotto, Chitano. Oh, signorina, che bel cappello che ha.
Dai, rimorchia della chitarra. Rimorchia della chitarra, vai. No, che bel fiorellino. Sfila la borzetta. Bravo. Sfila la borzetta, chitarra, vai. Bravo, bravo, bravo. No, no. No, mazza, sta satanata. Oh, vaffa, mi gratto sempre il naso quando faccio sta cosa, ma perché? Che lentezza, ragazzi. C'è una faccia simpaticissima. No! Allora. Hai visto come ha schivato l'orso mio? Faceva troppo ridere. Bellissimo. Oh! Parte finale stupenda, devo dire. Aia. Che camminata. Cioè, un orso su. Vai, chitarra, oh, sì, sì, chitarra. Vabbè, vai, amore, chitarra, amore. Vai, chitarra, oh, sì, 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 sì. Sì. Sta scopando. Guarda. E va così, l'amore, che bello. Bella, vieni qua. Vieni che so. I membri della Sdrubalini. Vieni sopra. I membri della Sdrubalini sono tutti allenatissimi. Oh. Ammazza schiaffone, sì. Ma come si vuole? Violenda. Cielo, mio marito. Bravo. Oh. C'è il band, è bello. Oh, scusa. No, ma se mi sento bene. Oh, mazza, ammazza che carcione. Mazza che pigne. No, non l'ho fratello, parato. Sei fatto parte da una donna. Ma guarda, certe donne sono allenate. Oh, stava a parà. E non si distragga, Marco. Oh, via sto schiaffone. No! Wow. Ma mi ha detto. Let's go! Fratello, sei fatto. Sta una bella lotta, però. Oh, guarda che bella, vai, eh. Vai, fammi vedere che fa. Niente, dorme. Dorme. Dorme, si mette a dormire. Che stanca. Famo, prendiamo altri. È stanca. È il zio. No, no, io non gioco. No, non c'è, non è due. Io non gioco a Tech. Ah, due, ok. Ma che famo, sempre orsi? Vai, vai. Ormai. Oddio, pensavo di essere panda, guardate che. Fatta, la vita. No, no, lasciami, ma che mi fai le stesse mosse? Non vale. Eh sì, hanno gli stessi mosse. Allora via qua, bella. Allora, basta. Lo faccio io. Gara di abbracci, ragazzi. Oh, che carcetto infame. Bravo, ha parata? Pezzo de pan. Oh, stava a parà. Ma dai l'ultima pizza, chi dà? No, para chi dà? Non puedo parà! Ti giuro che stavo a cliccare per parà. Ma che è? Che sta a fare? Oh, oh. Mamma mia. Sono stato stupido perché forse dovevo tenere pigiato la parata. Però quando è partita l'animazione ho levato. Ma taravo in quel momento. Oh, che chiappata. Oh, bello speculare. Ma come fai? Oh, bellissima culata. No, io posso fare solo sta molestia sessuale leggera. Non so capace, ci vorrebbe tanto provare. Questa cosa è bella. Sto appena. Yeah. No. Una volta t'ho fatta. Via pesce. Del tuo pesce in faccia. 10. Mamma. Vedi che roba. Mazza, andata tirata. Ben sano comunque. Fight. No, ero abbassato e paravo. Ma che sta succedendo? La chiappata è una mossa epica. Ah sì, ma che è? Oh. Doppio gap. Io sono l'orso, ma... Ma che sta da ballare, dai? Cum. Non mi ricordavo il nome. Sono proprio... Sono proprio due fulmini di guerra questi, io. Guarda, Se muovono a due allora. Ah, raga, però se sto abbassato indietro non dovrebbe pararla la chiappata. Non la para mai. Mi sa di no. Ma no, Pela ci si fa i segni con questo gioco. Chiappata. Oh, Pela. Oh, oh! Impazzito! Ah, meno male. Mi sta a vibrare il controller, raga. Mo lo metto sul cat. No, no. Che su. Ma tanto sta da chiappata a fame. Niente. Ma è andata così, dai. Complimenti.
Fammi vedere questa animazione, sono curioso. State che ho sudato. Vai Rubino! Vai Rubino! Tenga Rubino, mi vendichi! Ci vendichi, anzi, anche a Davide. No, no, ma che vuoi cambiare? Personaggio Rubino o vuoi andare con l'orso? Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. E non mi muovia, non so che scarico. Vai, vai. Se no mi ci metto io l'arpo posto così. Dai, così ti diverto a fare che no, mettete qua, pelà. Mettete qua, pelà. Sì, via te. Allora non mi metto. Non mi pia a me il costo, non me lo. Non mutazzi. Non funziona il joystick. Non lo so, io non vedo. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Non muoda, frate. No. Ah, ma perché? Ah, fermate che le vette. Vai, comando messaggio. Dov'è? Perché no, mi mente. Io gioco col coso. Analogico. Ah, vabbè. Eh no, per scegliere no. Ah, ok. Lee Chao Lan. Ma che mi sono preso questo? Chi è? Non vedo un cazzo. Pia di Caterina, frate, tanto sei forte, te ce fai pippo. Pia di Caterina. Dai, via di Caterina, ma via di Lilli Meraviglia, bravo. Dai, io con Luli, peda. Ma chi è Luli? Io vedo sempre citata, Luli di qua, Luli della Maglia. È l'amica nostra, ah, okay. Prima okay, amica okay. Che streamer, però. Giusto. La moglie del Pippo. Rubì, vedi che devi fare, eh? Vabbè, ma bella, fratello. Vendicami. Se, se fai seghe su sto gioco. No, vabbè, ma io non accetto la sconfitta. Questo ragazzi è il nome, faccio le vippe. Quindi mi rifarò nel corso di questa live al prossimo torneo. Va, sono pure gentile, però a me rompe io. Sei gentile. E io pure sono una bella donzella, tieni. Non vedi. Non vedi che robetta. Ma questa. Una, questa, questa è qua, c'è Sandar Samsara. Oh, va finita a girare, non è me. E va bene, dai, bravo Rubino. Che paro, ho sempre sta cazzo di mossa. Devi parare, devi parare Rubins, dai. Forza, David Rubins. Ma esperto, come sappiva di romper culo? Vuoi farla, money match. Sì, te sfondo. Money pure, match, però. Sabato, che money match, sì. Mi butto 1000 euro. Money match. Te sfondo. Voglio fare money match su FIFA, dato che chiacchieri tanto. Vattene a fanculo, va. Guarda come spamma sto infame fragico! Che FIFA, famolo però sto money match. Fame fragico. La faremo, 1000 euro, monte premi. No, dai. 100. Già si può. Ma levate, no. Ma levate proprio, Rubins! Mai preso, bravo. Curaurai! Uacareda! Uacareda! Vai Rubins, vieni Rubins, ti aspetto Rubins! Guarda come sei esperto, mamma mia, sì. Vabbè, si scherza, oh, Rubi, eh. È una burla, è un basta gioco. Basta come ti ha preso bene, Rubi. Vai, vai.
Sei esperto qua. Che adesso per piede 42. Bravo. Non posso fare niente. Vai Rubino, vai Rubino. Buono Rubino. Pezzo di merda. Mori. No, bella, la bella, fare il round. No, ma ho parato, ma perché? Ma l'ho parato. Ma lo paro, vado indietro, non mi para. Dai. Ma perché non mi para indietro, perché io vado indietro? Perché quello non si può parare. Ma che cazzo dici? Devi proprio andare dietro, no, ma nel senso... Non si può parare perché è lentissimo a caricarsi. Esatto, quindi... devi andare proprio dietro in modo che non ci arriva. Ok, Gianluca. Dai, dai, dai. Oh. Oh, è marotta di coglioni. Portarci. Dio, Marco. Vieni, vieni sto piede, Rubì. È scelto di strada. Mi sono distratto. David Rubins. Non ti distrarre, Rubì. Olè, let's go, cagate qui. I cos'è? Ma mo te faccio una bella presa, guarda, Che mercazzo. Vieni. Oh, bravo Rubins. Ma fa posto money match su Stefano? Tatta bu. Anche bianco. Anche blu. Oh. Anche blu. Che fa pure più rima con tabù. È vero, sembra tabù sempre blu. La fabbrica di cioccolato. Quando si mangiano il cioccolatino che li fa diventare tutti gonfi e blu. Ma non me para, frate, non me para. Rubì, questo è tuo, dico la chat. Dice a me che spammo. Ma so io che spammo, Dai, Radozzi. No. Occhio. Occhio. Ma batte raffa. Zoom! Ciuccia mercazzo, troia. Basta, pure a casca. Eccola, ragazzi. Momenti di tensione. Quanto testosterone oggi, ragazzi. Adesso basta. Vai Rubì, via adesso piedone. Piedone, guarda, cioè, guarda che piedone. Guarda che sta a spammare sto merda. Eccolo, eccolo che entra. Sto merda fracico. Oh, merda. Rubì, non ti distrarre, che ancora è lunga. No. Dai, Rubì, ma dove vai? Guarda come spamma sto... Guarda come spamma sto fio di puttana! Fio di puttana! La bella in arrivo, ragazzi! L'ultima partita! Ma che è? No, perché seleziona personaggio? Non lo so che è successo. Dovete fare l'ultima. Aia, mo si è incazzato pela, raga. Mo fa tutti perfect. Aspetta, aspetta. Ma il pad, sì, il pad, il microfono, dove stava? Qua. Per andare a troppo che poi diventi ASMR. Invincibile. Rubino, vattene a fanculo. È bellissimo! Questo è proprio play share, ed è questo il vero gaming, altro che questi qua che giocano a FIFA 23 spacchettamenti, andatevene tutti a fare. Bravo, in culo. Bravo Pela! Porco del Dio! Lingua del factos per Pela. De facto, come dice. Arrivi ad Asso. Oh, studio giallo però è figo, posso dire. Allora. E rimettiamo a posto questa perché qua c'è qualcuno che chiacchiera, ma ha fatto comunque davvero, organizziamo sto money match contro Rubino su FIFA. FIFA 23, lo porto io. Quando? Al prossimo play Cerbero. Vai. Però cast. Ah, ma un'altra volta questi, frate? Sì. Ok. Tanto mai battuto, no? Non penso ci siano problemi, caro Rubino. No, vabbè, volevo cambiare. Capito. Mori spamma così. Ma se tu non pari, Rubino, cazzo è nulla. Yeah.
Poi dice a me che spammo. Allora tu spammi sempre. Round 2. Perde la concentrazione. Fight. Oh no. Mettila in riga. Adesso. Adesso. Bravo Rubens, l'hai presa. No. Bravo. Gioca. Succhiami il cazzo! Succhiami il cazzo! L'ultima, non ti distrarre, Rubino, non è ancora finita. No. Grazie, spam, che gentile! Porco, due me spam. Con fame fragico, porco. Buono! Ha parato, sto bastardo. Guardalo! Che infame. No, non ci credo. Vabbè, ma mi sta... Vai tranquillo, Rubino. Non è perfetto. Ma pure quando subisce. Ciuccia. Ma Rubino. Ma questo è infame. Bravo. Buono Pela, però. Bravo Pela, la remontata, la bellissima. Cazzo di mossa! Guarda sta cazzo di mossa di merda! Bravo! Lo sapevo! No! Bravo Rubì! Pela imbattibile. Bravo, ragazzi! Rubì, adesso è il turno di Gianluca! Allora rivinci da me e Pela. Vai. Dai, il torneo è andato a puttane. Comunque ha vinto Pela perché... Simone, tu vuoi giocare? Dai, allora torneo vinto da Pela il primo. Adesso rivincita, anche se sono infortunato. Voi, però, basta. Non è che ha creato una scena copia. Sta a fare con quella che usiamo sempre. Sta a distruggere tutto. Non so, sta voi, raga, chi vuole fare? Dai, giochiamo io Rubino. Io Rubino, dai. Io Rubino. Gianluca, se vuole giocare. Dai. No, non mi vale. Dai, io verso su Rubino. Sta sul cazzo, Tekken. Dai, Rubì. Ma tu sei forte con quello piano d'oro. Niente. Comunque, bravo, Pela. Attualmente il campione di Tekken. Ma non moda, Pela, guarda un po'. Tu quale stai usando? Quello nero? No, questo sono. Ah, è vero, sempre fresco per cazzo. Questo è forte, bravo, Rubì. Lui. Eddie a macello. Io sono fortunato però sto pollice. Eddie a macello. L'ho sempre odiato. Infatti, raga, a me inquadrate sono brutti. Dallo stress. Io Rubino. Vedi che Rubino un po' se la cava, eh. O chi fosse che è? O chi fosse che è? Round 1. Fight. Ah. Sbagliato. No, devi continuare, da. No! Calcio infinito là. Round 2. Bella. No, ma che fa questo? No, Dio cane.
Round 3. Ma dai, fight. Hai capito, Rubino? Partito da Round 4. Fight. No! Oh! No! 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 Cazzo! Dai, capito a voto! Ma va, rivinci, rivinci! No. Sono andato tutto a voto, porco Giuda! O che fosse che è? Ragazzi, non so adesso. È dopo questa. Aia, no, no. Volando indietro, non so se la barco in sua cuore. Ci sta, ci sta. Non c'è più indietro. Vabbè. Round 2. Fight. Bello questo. Bravo Rubì, vai, vai Rubì. Bravo Rubì. Oh, oh, io ho fatto la mossa. L'ho fatta alle spalle. Sempre alla fine, oh. Partita a senso unico, mi sembra di vedere, eh. Ma chi è che ancora giocare Simone? Ma come tanto tu che, scusa. Dai, Simone. Che cazzo, però. Però quella è morbida. Ma 2 ore, zio. Davide 2-0, signore. Dai, Rubino Gianluca, Rubino Gianluca. Io non riesco più a giocare. Dai, dai, Gianluca, gioca. Vai, dimmi dovete pagare. Vai, no, lascia sto personaggio, vai. Vai, vai. Ma sì. Com'era Nicarci questi due? Com'era Nicarci? Guardate, non è che vuole sapere i tasti, solo i carci. Come se para, Pela? Devi andare indietro, non voglio responsabilità per chi c'ha attacchi biletti. No, tranquillo, Marco, devi pure copri tutto, tranquillo. Tanto non è che fa alcun... No, tranquillo. Ma quanti pollici è sto coso? Hai senso? Quelli che fanno pure i cosi, là, i condizionatori. Bravo, bravo. Ma chi dà? Ma porco Dio, chi dà adesso? Bravo, chi dà? Ragazzi. Bravo, chi dà? Ero piegato là per terra, santo Dio. Bravo, chi dà? Tranquillo. Puoi fare tutto quello che vuoi, Marco. Ma come non para? Sta a parà, vedi che stai a parà, Gianluca. Sto a parà, infatti, Pela, che non vedi come sta. Sto a parà, Pela. Dico, come mai non para? Stai a parà, sono morto. Vabbè. Ma se tu... Se tu premi i tasti, non puoi parare. No, farà, ma non c'è nessun tasti. Problema, Pela. Tanto non sono una persona competitiva. Culo, vai, non sono una persona competitiva. Poi gioca contro Rubino è come gioca contro un bambino a te. Che manca di che. Ah. Rubì, fai il culo, per favore. Rubì. Senti che t'ha detto. Rubì. Che vuoi fare, Rubì? Che vuoi fare, Rubì? Oh! Aia, Rubì. Cazzo, senti che offesa che ti ha detto. Cioè, ha detto che giochi come un bambino. Però se fai versi è finita. Oh, let's go! Let's go!
mossa di sto coglione funziona. Ma quale mossa? La mossa speciale a me non me la dà mai. Commentata. Ma non me la dà, sì. Vabbè ragazzi, io ho fatto quello che dovevo fare. Ma messo qua sul coso tuo? Mi sa di sì. Ma ha messo i tasti suoi, però pela. Quale cazzo è la mossa speciale sui tasti tuoi? Non lo so, mi ricordo. Ma porco tua pela, mannaggia a te. Ho messo i tasti a caso io. Ma come Vai, fa? Rubì, tranquillo, Rubì, che è tutta in discesa, Rubì, va, Ecco, vedi che gli fai i danni. Vedi, Rubì, che tanti i danni fai uguale, tranquillo. Com'è la mossa speciale, pe? Eccola. Grazie Ginan per la sub. BDB. Sto cazzo di merda di mortaccio. Non sei niente gamba. Il Gianluca è incantato. Gianluca sta spammando sti caccio. Sti caccio. Sti cazzo di carci di merda. Ma vedi non ma fa. Come cazzo fa la mossa speciale sto coglione? Ma non me la fa qua! No! Ma vedi, zio, non me la fa! Non me fa sta cazzo! Grande di pela! Pela ha cambiato i dash! Grande pela! Mamma mia, come mena sto Cristo! Porco del buggato sto cazzo! Mamma mia, come mena, mi sta dando una soddisfazione! Guarda, guarda! Ho capito. So io. Mamma mia che soddisfazione, però qua è a rischio, eh. No, invece dai, let's go! Let's go, Rubino! Ma sono tutte scuse, Rubino, dillo che sono che sono una bestia. No, mo dillo che sono una bestia, Rubino. Rivincita. Dillo che sono un animale. Di merda, mettimi quella che è stabile! Raven. Rimetti i tasti, però. Dai, Pela, porco tu, non mi fa la mossa va speciale. Va bene, Rubino, con Dio, calma. Adesso, grazie, Raven, il sub. Risolvi. No, io basta, ragazzi. Io ho detto che avrei giocato solo una... No, ci vediamo giochi. Il prossimo lunedì, Rubino. Allenati. Ti do l'opportunità di allenarti. Sono magnanimo, Rubino. Ti do l'opportunità di allenarti prima della rivincita. Hai una settimana di tempo. Hai una settimana di tempo per allenarti, Rubino. Gianluca, entra. No, Gianluca. Gianluca devi venire qua però. Gianluca forza, sbrigati. Gianluca. Che? Dai, Chitano, sfida Rubino, chi dà? Dai. Ultima partita di oggi, il main event Rubino versus Chitano. Scommettete tutti i punti rana che avete a disposizione. Pare cyberpunk, ma che è? Edge runner. Una regia diciamo psichedelica. Allora, mo me più una. Questa non ho mai presa. Kazumi è forte. Fortissimo, no? Sì. Vai. Kazumi è una mirko poi, c'ha tipo 50 anni. Ti piace? Non so, Kazumi. Non sembra proprio una cinquantenne, però vabbè. Dovremmo qualcosa? O è così? Io lo sto a premere. Top! Ma il gameplay l'hai proprio levato dal gioco. Cioè, non c'è ne più in regia. Ma non si vede più su Start, sulla stretta. Ah! Mi fa troppo ridere, ma come uscirà fuori sti si qua? Vede, ma dietro, ragazzi, vedete, no? Dietro il Chitano c'è il gioco. Raga, zoomate. Raga, Simo, zoomma su Rubino, te prego. Voi su Rubino si vede pure di più. L'occhio di Rubino sono stupendo. Eccolo il gioco, ragazzi. Qua, vabbè. Oh, si vede il gioco, perché dite che non si vede? Ma dietro, si vede. Ma che cazzo gli hai tirato, Marco? Boh. Porca troia, ma chi sei? Tiger King, oh. È così, porca troia, oh. È spuntata una tira dal nulla, oh. Un anello fuori piedi, ha detto. Fuori piedi. C'ha ragione. A te c'è una mossa speciale, Rubì. Para, Rubì. No, non ho parato. Ma devo notare. Pia d'under culo. Mi ricordavo di Pia d'under culo, che dà? Mi sta più vicino. Però c'è tipo una capriola. Ma tira da tigre. La bella si doveva fare. La freddezza. Ma tira da tigre, che dà? Peccatessa tigre, mo, non so come ho fatto, sinceramente.
Mi ha girato la tigre. Beccate la tigre! No. Ma non è vero, può fa sempre la tigre. Ma la tigre! No, non era. Avevo premuto tutti i tasti a casaccio, come al solito poi. Oh, e perché non te becchi? Cazzo vuoi? Beccate sta tigre! Ma Leo, chi da me vuoi piare la mano? E qua. Sposiamoci! Mamma mia! Ehi, ecco, bella, guarda, c'ho questi braccialetti, ti interessano? Questo è Patrizio Official che ci prova con le dita. Troia, sono lontano pure mo. Ma fa una mossa troppo corta, l'altri ce l'hanno più lunga. Infame questa, Dai, dai, picchia, picchia! Tigre! Dai, con sta tigre! No, tigre! No! Come no? Hai vinto, Rubì, perché no? Come no? Rubino ha fatto una faccia tipo no quando ha vinto. Tipo Massimo Bordi che tira la linguetta fuori. ma c'è il braccino corte, ah, signore, tipo un velociraptor. Gli devi andare proprio sotto. Vai, vai, vai. Cos'è? Non mi ricordo come cazzo si fa. Oh, ma che cazzo si è fermato questo? Fa delle risate. Ma che cazzo si è messa a ride? Ma è matto? Sceneggiate, vabbè. Scenografico. Simpatica. Ma che simpatica, fratello, si è fermato. Buono, buono. E il calcio mezzico. A casa, fra poco, Rubì, a casa. Sì, ma quello mi si è messa a ride senza motivo, fratello. Capite, perché uno così sa a dire, è come te, Rubì. No, ce l'ha con te, Rubì. Oh, non vedi che no, sardello! Vattene a fanculo! Oh, mazza, così si tratta nelle donne. E vengo col passettino, piano piano. Yeah. Boh, oh, pure per terra. Cazzo. Buono! Ma ha parato, bastardo. Wow! Oh! Final round. Vai, chi dà? Fight. Vai sotto. Oh. Oh, che pezzo. Ancora da terra. Dai Rubì, dai Rubì, dai, bravo Rubì. Oh, ma guarda che ti entra pure se pari sto. Oh, e te la farò entrare con questa. Ciuscia per cazzo. Ah! Però premevo indietro, porca troia. Però entrano dopo un po', c'è cioè, tipo Naccia troia. C'è tipo un tot di stamina per parare, poi parare all'infinito. Adesso era una cifra e stavo così, una certa mi sono iniziato a entrare i pugni. No, no, ma che stamina? No, no. Dipende. Puoi parare all'infinito. O sì, ci stanno dei no, pugni che levano la guardia. Sì, però se lui cambia posizione. Se tu pari centrale e ti colpisce sopra o sotto. Non so che sbagliavo. Vedi, mo sto a parare. Però ogni tanto non mentre. Non devi premere mentre. Non l'avevo premuto. Guarda, tieni solo premuto dietro. Vedi. Vedi. Ah, perché ha cambiato. Ok, ecco, quello non capivo. Bravo. No, mi sa che non gli ho parato. Cazzo di cazzo. Mamma mia, Rubì. Provo, da dei colpi troppo corti, pure i carci. Devi avvicinare una cifra. La tigre ne esce più. Ma cazzo usciva sta tigre? Vai, Rubì, che fai il perfect. Ti vedo fomentatissimo da sta cosa. Oh, bravo. Ciuccia per cazzo. Ciuccia per cazzo. Mannaggia, Rubì, era un momento di gloria. Porca troia! Pelo pelo però c'eri quasi. Ho visto l'adrenalina tutti da qui. No, no, no. Morti tutti e due. Pareggio. Round 3. Vai. Fight. Che te ne esce più sta tigre di merda! Oh, ho fatto la presa, quella è tipo giù. Bello. Sì. Sote fango! Arrivi, furmini! La tigre di merda, che ne so che stava scima, questa tanto Dio fa tutte cose strane. Ma perché mi vive in mano ogni volta? Non lo so, fa delle mosse e poi non le fa. No. Valla! No! E che era tutta sta cosa? Sì, io ho levato un botto, ma pareva chissà che stava a fare. No, perché non l'ha bloccata? Mi sa che ha vinto, ma il pugno gli era entrato. Perché non ha bloccato la cosa? Perché eri già in frame, già. Adesso ti rimane un...
partita l'animazione. No, Rubino 2-0. Grande Rubino, bestia. Ragazzi, Michele Spigna. Chidano è il vincitore morale di oggi. Sì, sì, Chidano vince sempre. Anche le donne non si sfiorano. Neppure con un dito. Adesso come capischella come è uscito Luke, proprio violento con le donne. Luke 43-16. Oh, la tigre. La tigre. Ragazzi miei, grazie mille per aver visto questa sfavillante puntata. Grazie mille all'incredibile e distopica regia di Simone Santoro, anche detto non YouTube vedo l'ora, fa cagare. Non vedo l'ora di rivedermi la live. Esatto, giuro. Infatti pure sono curioso. Grazie a Pela, ovviamente, grandissima star, invincibile, il campione, nuovo Let's campione go. Di Tekken. Ma la prossima volta, mamma mia, la prossima volta pareggeremo i conti. Grazie mille a David John, sempre un piacere. Noi ci vediamo domani per un'altra giornata incredibile qui al Cerbero Podcast. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao. Madonna, sì, facevo paurissimo. Aspetta, vai. Buongiorno. Ma che stai a fa'? Ricordate che squali state arrivando! Ella! Crociata!